regali. Ma lo sai che se stai sveglio i regali non ti arrivano, no? E poi non ci sono solo i regali a Natale. È vero, non ci sono solo i regali. Ci sono anche le caramelle, i dolci, il cioccolato. Non fare lo spiritoso, non mi riferivo a questo. Oramai dovresti capirlo che a Natale non ci sono solo i regali e i dolci. Ha ragione, quest'anno è cominciato a settembre a fare il conto alla rovescia per Natale. Non ti sembra di esagerare un po'? Beh, se volevo esagerare iniziavo gennaio. E poi la mia lista dei regali era già pronta. Speriamo che almeno quest'anno mi arrivino tutti. Possibile che non li riceva mai tutti? Certo che non li ricevi mai tutti. Sono talmente tanti che ci vorrebbe un camion solo per te. E poi ci sono altri bambini a questo mondo. Dovrei pure lasciargli qualcosa. Uffa, ogni anno mi dite sempre le stesse cose. Siete noiosi. Allora, posso restare sveglio o no? No, va a letto. Buonanotte. Dal più grande al più piccolo. Anzi no, dal più piccolo al più grande. O forse sarà meglio partire da quelli che sono più lontani dall'albero? Sì, meglio così. Saranno così tante che non ci arriverò nemmeno all'albero. Questo qua è acceso. Mamma, papà, venite qui, presto, è successa una tragedia. Cos'è che è successo? Stai bene? È tutto a posto? No che non sto bene, guardate qui. E cosa c'è? Sono i tuoi regali di Natale? Sono solo questi, pochi regali inutili. Guardate, cosa me ne faccio di un maglione? Non mi piace nemmeno, poi. Guardalo, sarà mica bello questo coso qui. Questa, poi, la gameplay 2007. Fra 2 settimane e 2008 io devo ancora giocare con i giochi dell'anno scorso. A scuola mi prenderanno in giro tutti. Io non voglio mica essere preso in giro, mi capite? Ehi, non permetterti di usare questo tono con noi. Te l'abbiamo spiegato tante volte che il Natale non esiste solo per i regali. Ci sono bambini al mondo che non hanno nemmeno questi giochi, non ti vergogni? Uffa, non mi importa, io voglio i regali che ho messo nella lista, li voglio. Poi guardate, meno dell'anno scorso, le cose peggiorano anziché migliorare. E voi mi date anche contro? Dovreste comprarmi i regali che mancano invece. Questo Natale fa davvero schifo. Sarei più bravo io a compilare la lista degli ordini di regali di Natale, altro che Babbo Natale o chi per lui. Che gli hai preso? Possibile che non capisca? È abbastanza grande? Boh, vedrai, gli passerà, come sempre, almeno fino al prossimo Natale. Ciao. Ma non c'è nessuno. Allora cos'è stato? No, il tetto non perde. Allora cosa mi è caduto addosso? Caro Marco, io ti conosco anche se tu non conosci me. Sono l'addetto alle liste dei regali di Natale. Sì, quello che smiste le richieste dei bambini di tutto il mondo e provvede alla spedizione dei regali, proprio lui. Ti scrivo perché sono stufo, ogni Natale, di ricevere critiche da parte tua. Non è possibile che su più di 6 miliardi di persone a questo mondo, negli ultimi 8 anni le lettere di Natale più lunghe sono sempre le tue. Almeno gli altri bambini chiedono come va, tanti ringraziano per i regali dell'anno prima. Tu nemmeno saluti. Ho qui sotto mano le tue ultime lettere di Natale. Sono come una lista della spesa. Non un per favore, non un grazie, non un anche se non si può far niente. Sono un elenco delle cose che vuoi. Un'altra cosa, ti sei reso conto che le tue lettere iniziano sempre con io voglio? Ma chi ti credi di essere?
Faccio questo lavoro da più di 2000 anni e sinceramente non ho mai trovato un bambino più viziato di te. Ma sicuramente a te non interessa di me, visto che vuoi solo i tuoi regali. Quindi ora ti spiego perché ti ho scritto. Ti ho sentito prima quando parlavi con i tuoi genitori. Secondo te è facile far questo mestiere? Bene, allora avrai un regalo in più quest'anno. Sei appena stato scelto come prossimo addetto all'acquisto e alle spedizioni dei regali per il Natale 2008. Io mi prendo un anno di vacanza, era da un po' che volevo farlo. Se hai bisogno, sono su un'isola del Pacifico, a godermi il sole, le palme e il mare. Tanti saluti e buon lavoro, firmato l'addetto ai regali. Questa poi? I miei non sanno più cosa inventarsi. C'è da dire che l'hanno scritta veloce però. Ma se credono che mi viva questa storia si sbagliano di grosso. Non sono mica nato ieri. Questa buffonata è la ciliegina sulla torta. Dopo quegli orrendi regali, ora questa lettera. Ho quasi superato me stesso. 72 regali, tutti bellissimi. Se arrivano tutti, nessun bambino al mondo potrà essere più felice di me. Ora non resta da fare altro che spedirla. Ecco fatto, ora devo solo aspettare Natale. Intanto giocherò con la mia gameplay 2008. Che schifo però, sembra già vecchia. Dicembre 2008. Veramente bello lo spettacolo che avete fatto con l'oratorio, siete stati davvero bravi. Davvero? Mamma ha ragione, avete fatto un buon lavoro. Sì, ma io non volevo nemmeno farlo, non mi hanno nemmeno dato la parte principale, gli animatori non capiscono niente. La prossima volta me ne sto a casa a giocare con i miei nuovi giochi, soprattutto con quelli che arriveranno a Natale. Mamma, dovevi vedere che lista, ci ho fatto stare 72, e dico 72, regali bellissimi. Ma lo sai che se fai le liste troppo lunghe non ti arriva nemmeno un gioco? Smettila, sei tu che porti sfortuna. Io quest'anno li voglio tutti i miei regali. Una busta? Strano, l'avranno lasciata a me e mio papà? Caro Marco, ho visto che non hai preso seriamente il compito che ti avevo dato un anno fa. Anzi, sembra che te ne sia totalmente scordato. Stai tranquillo, tutto si può riparare. Ti invito quindi a sbrigarti e scegliere tutti i doni per tutti i bambini della Terra. Se non riuscirai a farlo in tempo, sappi che questo Natale non ci sarà nessun regalo, compresi quelli che spettano a te. Firmato l'aiutante di Babbo Natale. Questa è bella. Mamma e papà vanno avanti con la storia dell'anno scorso. Credono che se non ci ho creduto l'anno scorso ci crederò quest'anno. Sono diventati matti. Dindlon. Prego, questo è per lei. Strano, non mi arriva mai posta. Sarà un regalo di Natale, ma in anticipo. Wow. Che storia è questa? Mi ha restituito la mia lettera. Non so cosa dirle, signore, io consegno solo la posta. A proposito, per lei c'è anche questo, con una lettera di accompagnamento.
E sa, in 20 anni della mia carriera non ho mai consegnato così tante lettere ad una persona sola. Comunque il mio dovere l'ho fatto. Buona lettura. Wow, mamma e papà si sono dati davvero da fare. Vediamo cosa c'è scritto nella lettera. Passo 1. Scegliere il nome del destinatario dalla lista. Passo 2. Scegliere i regali per il soggetto. Passo 3. Fare l'ordine al sito regaliinunattimopertutti.nat. Passo 4. Attendere conferma schermo e procedere nell'ordine successivo. Proviamo a scrivere il sito. Sarà finto sicuramente. Ehi, ma esiste davvero? Allora non è uno scherzo. Posso ricevere tutti i regali che voglio. Punto 1, fatto. Punto 2, fatto. Facile. Punto 3, ecco fatto. Punto 4, tutto. Finito. Ordine 1 completato. Rimangono 6.154.432.545 ordini da completare. E ora come faccio? La lettera diceva che se tutti i bambini del mondo non riceveranno i regali di Natale, nemmeno io riceverò i miei. Vediamo se la pubblicità mi darà una mano. Ehi, sì, dico te, ti senti solo? Sei triste? Non hai amici? Allora ascoltami, i tuoi problemi li risolviamo noi. Da oggi Fantadog ti regala il tuo nuovo migliore amico, il cucciolo invisibile. Il cucciolo invisibile di Fantadog è silenzioso, è trasparente, non sporca, non puzza. Ma soprattutto è come lo vuoi tu. Sì, perché il nuovo cucciolo di Fantadog è della razza che vuoi. Per esempio, ti piacciono gli alani? Basta dirlo, Fantadog allora è un alano. Preferisci il chihuahua perché gli alani sono troppo ingombranti? Ma basta dirlo, Fantadog allora è un chihuahua. Il tuo Fantadog lo fai diventare come lo preferisci. Inoltre, il tuo nuovo cucciolo non morde, non piange, non scappa e non lo devi nemmeno lavare. Insomma, è proprio il massimo. Cosa aspetti? Vieni a ritirare il tuo nuovo cucciolo presso il Fantadog Point della tua città e con soli 70 euro in più riceverai il regalo, il fantastico maglioncino per il tuo nuovo fantacucciolo. Vedrete come piacerà al vostro cucciolo. A Natale, ricordate, Fantadog, il miglior amico dell'uomo, come lo vuoi tu. Cari amici telespettatori, è arrivata la nuova colomba di Natale Rovagnati con una grossa novità. Non vi sono mai piaciuti i canditi? Non sopportate le uvette? Bene, allora la colomba di Natale Rovagnati fa decisamente per voi, perché al posto dei canditi avrà come ripieno della croccante pancetta Rovagnati, l'ideale per tutti i bambini ingordi e affamati, e non solo, perché pensate, la colomba sarà pure ricoperta di cioccolato alle nocciole di Monferrato. Allora ditemi, amici telespettatori, se questo non è un regalo perfetto per Natale. E guardate! Tieni figliolo, per il tuo Natale io e tua madre abbiamo pensato ad un regalo innovativo. No, non ci credo. È davvero la colomba di Natale Rovagnati. Grazie papà. Aspetta che l'assaggio. Vai piano, non ingozzarti. Aspetta. Guarda, c'è il buono sconto del 3% per acquistare un Fantadog. Davvero? Sì, oddio, il 3% per acquistare un Fantadog. Grazie papà, è il regalo più bello che potessi aspettarmi. Vedete? Anch'io prima sceglievo i dolci con le ovette e i canditi dentro, ma negavo a mio figlio il piacere di gustare la pancetta croccante e rovagnata.
risparmiati. Così mi sono detto, perché risparmiare? Allora ho preso la colomba di Natale Rovagnati e non sono più tornato indietro. È impossibile resistere alla pancetta croccante Rovagnati nel morbido impasto di colomba. Avete visto? Avete visto? Avete visto? Noi della Rovagnati pensiamo a tutto, non solo alla qualità del prodotto, ma anche alle sorprese. Che dire, lasciamo la parola a colui che ha inventato questo prodotto, il cuoco signor Panzanera. Grazie mille. Allora, che dire, dopo 20 anni di ricerche finalmente sono riuscito a trovare la ricetta perfetta. Spero apprezzerete anche voi. Spero che la colomba Rovagnati porterà colesterolo. Felicità in tutte le case degli italiani. E allora cosa aspettate? Chiamate il 02 67 44 212 e avrete al modesto prezzo di 18 euro una colomba di Natale Rovagnati a casa vostra. Perché ricordate, senza una colomba di Natale Rovagnati, il Natale non ha senso di essere festeggiato. Ottimo, due grandi idee. Vediamo se il computer l'accetta. Richiesta accettata. Ordine 2 è completato. Rimangono 6 miliardi 154 milioni 432.544 ordini da completare. Ecco, ora lo facciamo per tutti in automatico, così. Ordine 6 miliardi 154 milioni 432.546 completato. Rimangono 0 ordini da completare. Oh, finalmente. Ora posso andare a dormire tranquillo. Domani tutti riceveranno il Fantadog e la colomba di Natale, mentre io riceverò tutti i miei regali. Ecco, è Natale. Ora voglio proprio godermi tutti i miei regali. Solo 2 regali? Strano. Forse gli altri saranno in garage. In effetti non ci sarebbero tutti qui. No, ma cosa è successo? Io volevo i miei regali, non quelli degli altri. Che cos'è che è successo? Stai bene? No, che non sto bene. Guardate qui cosa ho ricevuto. Un Fantadog e una colomba di Natale alla pancetta. No, guarda fuori. Tutti i miei amici hanno ricevuto i miei regali. E io invece ho ricevuto i loro. Ma cosa è successo? Non ho sbagliato gli ordini. Ciao. Ciao, Marco. Hai visto fuori? Tutti hanno dei regali bellissimi e pensare che io non li ho neanche richiesti. Tu cosa hai ricevuto? Io? Lascia stare, va. Ho ricevuto dei regali pessimi. Non è proprio la giornata giusta. Beh, e qual è il problema? Puoi venire a giocare con i miei se vuoi. Sai, io ho ricevuto la Gameplay 2009 con 4 videogiochi. Beh, sei molto fortunato te. Deve essere bello giocarci. Ancora provata, possiamo provarla insieme. Ok, mi sta bene. Mamma, papà, possiamo provarla qui in sala? Bene, dai, giocate. Ma dov'è che sono finiti i regali di Marco? E poi, cos'è questa puzza di pancetta? Non so risponderti, né per i regali né per la pancetta. So solo che Marco si sta divertendo insieme a un amico. Forse ha capito il vero significato del Natale. A chi si sente solo, a chi ha la gioia nel cuore. A chi vorrebbe essere amato e a chi vorrebbe donare. A chi ha sbagliato e a chi vorrebbe volare. A chi è in guerra, a chi si sente in pace. A chi soffre in silenzio, a chi sa perdonare.
a chi non ha gli occhi per vedere. A chi ha, ha degli amici e a chi invece ne vorrebbe. A chi non ha una casa. A chi è povero. A chi desidera una casa per vivere il Natale. A chi invece ne vorrebbe. A te, a me e a tutti noi. Buon Natale! Buon Natale!